Per secoli Benevento è stata capitale di uno dei domini più potenti d'Italia. Stiamo parlando del Ducato e poi Principato di Benevento. Benevento quindi era a capo della Langobardia Minor, poiché il regno longobardo, quello vero, aveva come capitale Pavia, tant'è vero che inizialmente i duchi dovevano essere riconosciuti dal re longobardo. Poi questa prassi chiaramente si andò a perdere nel tempo. A lungo andare la posizione di Benevento era così vantaggiosa che la città diventò addirittura più potente dei regni longobardi del nord. Tant'è vero che quando Carlo Magno spazzò via i Longobardi di Pavia, fu fermato proprio qui. Il re dei Franchi chiese infatti ai Longobardi beneventani di tagliarsi la barba, che era il loro segno distintivo. Questa cosa provocò una rivolta tale nella regione che furono praticamente costretti a scappare tutti quanti gli invasori. Non ci azzardiamo però a chiamarli barbari. Inizialmente, quando giunsero in Italia, credevano di essere discendenti dei mitici Vinili, che erano praticamente i figli di Odino. Poi, con l'opera di San Barbato nel VII secolo, fu abbattuto il noce di Benevento, famosissimo poi per le streghe, e si convertirono tutti al cristianesimo. Furono anche una popolazione molto intelligente nel saper apprendere tutto ciò che c'era di buono, di latino, nelle città campane, lo fecero proprio e lo mischiarono con i propri costumi. Pensiamo anche che a Benevento si sviluppò un particolare tipo di scrittura chiamato scrittura beneventana, e anche poi nella religione c'è il canto beneventano che sopravvive ancora oggi in numerosi paesi del Sannio. Insomma, arriviamo nel IX secolo e troviamo Benevento a capo di uno dei più grandi domini di tutta Italia, che poi fu diviso con il Principato di Salerno. La vera causa della fine dei ducati longobardi della Campania fu un problema endemico di questa regione, cioè le lotte intestine. Essendosi indebolite tutte le città a vicenda, Napoli pensò a dare il colpo di grazia, per giunta Napoli, che era un ducato esterno, chiamando gli uomini del nord, i Normanni, e donando loro una contea, quella di Aversa. In quel momento ci fu una testa di ponte per un vero e proprio esercito di invasori molto scaltri, giovani e soprattutto abilissimi nella guerra, che in meno di un secolo riuscirono a spazzare via tutti i vecchi longobardi. Nel 1077 ci fu l'atto finale di questa epopea longobarda a Benevento. Il duca, infatti, Landolfo II, si arrese definitivamente ai Normanni e trasferirono provvisoriamente la capitale a Salerno, antica città proprio longobarda, prima di inaugurare finalmente il Regno di Sicilia. Benevento però l'indipendenza ce l'ha nel sangue e nei secoli seguenti non rimase quasi mai provincia del Regno di Sicilia, anzi fu rimpallata più volte fra lo Stato della Chiesa e quello invece del Regno di Napoli successivamente. Solo a seguito dell'Unità d'Italia Benevento diventerà una volta e per tutte un capoluogo di provincia.